Ciao a tutti, ciao a tutte, bentornati o ben arrivati se è la prima volta che siete qui sul mio canale. Io sono Monica e questo qui, come avete visto dal titolo, è un video haul Shein. Era un pezzetto che non acquistavo da Shein e vi devo anche dire che per me in realtà non ho comprato molto. Quella che aveva più bisogno di cose da vestire estive soprattutto era mia figlia. Io avevo bisogno soltanto, in realtà cercavo una specie di tuta da ginnastica, qualcosa di comodo da utilizzare anche per uscire, quindi qualcosa di carino e di pratico, perché non ne ho solo una e comunque fa sempre comodo. E con l'occasione però ho acquistato anche due capi di abbigliamento che sono più per la stagione fredda, perché era un pezzetto che li avevo adocchiati e mi ero ripromessa di comprarli appena avrei fatto un ordine, e così è stato. Quindi adesso vedrete i miei tre capi indossati, poi vi farò vedere che cosa ha comperato mia figlia e ovviamente io le ho chiesto se voleva indossarli per fare il video, ma mi ha detto di no, ovviamente, e quindi ve li faccio vedere solo così. La prima cosa, una cosa che vi devo dire è che mi ero ripromessa di tenere la bolla con i prezzi e invece l'ho probabilmente buttata via perché oggi l'ho cercata e non l'ho trovata e quindi vi lascerò tutti i prezzi in sovraimpressione. E poi un'altra cosa che volevo dirvi è che questo acquisto l'ho fatto tramite il sito del cashback. Non so se voi lo conoscete e ho intenzione di fare un video dedicato dove vi spiego questa cosa perché io l'ho scoperto da poco e ci sono una marea di negozi all'interno di questo sito in cui si possono fare gli acquisti, negozi dove magari normalmente siamo abituati ad acquistare, avendo però un ritorno di denaro, anche magari piccolino, però a forza di accumulare si ottiene un bel gruzzoletto che poi può essere o riscattato o utilizzato per fare degli altri acquisti, ma ve ne parlerò in un video dedicato. Allora, partiamo subito con una cosa sfiziosa che si è voluta prendere mia figlia ed è una borsa a forma di pollo di gallina. Eccola qui, guardate questa borsa, cos'è? Con le zampe, ha la tracolla, si mette di traverso così ed è abbastanza capiente. In realtà, scusate che mi sono impigliata, in realtà mi sembrava più piccola, invece poi lei mi ha detto no, guarda che ho visto dalle foto che è bella capiente e in effetti è molto, molto, è molto grande all'interno e credo che mi abbia detto che c'è anche una tasca, sì, una tasca qui laterale. Quindi questa qui è proprio una cosa, insomma non era ovviamente una cosa di basilare importanza, ma che le piaceva tanto e quindi se l'è ordinata e l'ha anche battezzata, mi ha detto che si chiama Apollo. Vabbè, allora andiamo avanti. Come sempre le cose di Shein arrivano in questi pratici e comodi sacchettini che io tengo perché hanno la loro cerniera ed sono utilissimi anche per mettere via le cose del cambio di stagione, ma per tantissime cose anche quando si va in viaggio per tenere in ordine tutte le cose dentro la valigia, non so, gli slip, i calzini, le canotte, i reggiseni. Io li tengo tutti quanti questi sacchetti. Ogni capo arriva nel suo sacchettino, quindi direi che questo è anche un valore aggiunto. Allora, una cosa stupenda che si è presa mia figlia è questa gonna in questo color lilla, guardate che meraviglia, con la balza qui sotto, è così con l'elastico in vita ed è foderata alla sottogonna, incorporata, quindi non ci sono problemi di trasparenza. Questo è il colore, io spero che in camera si veda abbastanza bene, lo avvicino così si vede di più, è proprio un viola lilla ed è impreziosito da questi punti in rilievo, da questi qua in rilievo, un lilla un po' più chiaro, tono su tono. Qui ha, dove inizia la balza, ha questa ruche e questa qui è molto molto carina, tra l'altro lei è bella longilinea e le sta veramente benissimo, vi lascio qua il prezzo in sovraimpressione. Poi, sempre stessa colorazione, ha preso una camicetta, adesso ovviamente tutta stropicciata perché era dentro, piegata dentro ai sacchettini, adesso le laverò. Infatti aveva fretta che facessi il video perché altrimenti non le poteva usare. Io le ho detto aspetta, fammi fare il video haul. Ed è una semplice camicetta così,
Vedete, è larga, ha i bottoni, si sbottona completamente e ha la mezza manica. Scusate che la luce va bene, ha la mezza manica con il bordino. Sempre sui toni bianco e viola si è presa un vestitino che le sta benissimo. Tra l'altro, vi volevo dire una cosa: un segreto per acquistare le taglie giuste su Shein è questo: siccome loro per ogni capo mettono le misure di quel capo, quindi mettono quanto misura di spalle, quanto misura di torace, quanto è lungo. Voi potete, avendo le vostre di misure, capire se quel capo fa per voi. Non sono tutti uguali, cioè non è che se è scritto M, tutti i capi M hanno le stesse misure. Ci sono molte differenze tra uno e l'altro, quindi è meglio sempre andare a vedere quel capo M, poniamo il caso, che tipo di misure ha. In base a quello potrete, confrontando con le vostre misure, capire come quel capo vi vestirà, se vi vestirà troppo largo o se vi vestirà troppo stretto, oppure se avrà giusto quei 2 centimetri in più che vi permettono di stare comodi. Quindi io ho utilizzato questo metodo tutte e due le volte che ho ordinato, scusate, su Shein, e devo dire che tutti i capi che ci sono arrivati sono sempre stati perfetti. Oltretutto poi ci sono le recensioni delle varie persone, però la cosa migliore secondo me è proprio prendere le misure. Comunque il vestito è questo, guardate che carino. Queste sono le spalline, è fatto così, è molto semplice, dietro ha la cerniera, quindi si slaccia, non è elasticizzato, fresco e carino, e anche questo, come vedete, il colore è sui toni lilla e bianco. E poi ha preso un vestito simile, nel senso che ha la stessa fantasia a quadretti, però questo bellissimo verdino, quindi verdino e bianco, questo ha le spalline fatte così. Aspettate che ve lo metto bene, dritto. Eccolo qua. Vedete, è sagomato, quindi un po' infiancato. Qui ha un fiocchetto davanti, la spallina è così, la manichetta è così. E anche questo le veste perfetto. Dietro ha la cerniera, anche lui si slaccia fino a parecchio giù, quindi è comodo anche da infilare. E di un colore verdino chiaro chiaro, più pastello, più sbiadito, si è presa questi shorts che hanno il risvoltino, il bottone e delle pants in vita e sono fatti così. Passiamo invece adesso a quello che ho acquistato per me. E vi farò scorrere da qualche parte qui i capi indossati. Si tratta allora innanzitutto di un cardigan che mi è piaciuto subito, poi ho letto nelle recensioni che era morbidissimo e difatti è morbidissimo. Adesso lo prendo. Si tratta di questo cardigan super super peluscioso e morbidoso, è bellissimo, ha la manica lunga. Non ha bottoni, non ha cerniere, ma semplicemente, adesso lo vedete indossato, cade dritto, ha le tasche. E questo qui lo trovo, io i capi fatti così li trovo proprio molto versatili, nel senso che sia d'inverno con una bella maglia pesante sotto a collo alto o a lupetto o anche a girocollo, sia in mezza stagione quando magari la maglietta che mettete è più leggerina. È veramente un capo funzionale che si presta a svariati usi, sia appunto in ufficio, magari quando si sta fermi a lavorare, o anche chi lavora da casa come me in smart working che fa un po' freddino, metterlo addosso tiene quel calduccio confortevole. Oppure anche quando appunto le giornate cominciano a essere più calde, si va via magari con quelle magliette con le maniche lunghe leggere, però poi verso sera un po' freddino, portarselo dietro è veramente un passepartout ed è molto molto carino. Vi lascio sempre il prezzo in sovraimpressione. Deep in the shadows,
I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo. Where do we start? A ukulele discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. Poi ho preso un maglioncino di questi che a me piacciono tantissimo. Allora, intanto ha il collo largo che si gira, adesso lo vedete come lo indosso. Ha la mezza manica fatta così, quindi si porta sopra a una maglia, a una dolce vita, a un lupetto. Va giù dritto, è un po' veste un po' tipo oversize, quindi è anche comodo, non segna, è molto confortevole, ha le tasche. Non ha gli spacchetti, è proprio chiuso e va giù dritto, questo color grigio chiaro. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place. If we can just find a way, then we can live a better day. E vi lascio come sempre il prezzo in sovraimpressione e poi vi mostro la tuta da ginnastica, la tuta diciamo che mi sono voluta prendere. Ne ho passate tante, ne ho scorse tante, non ce n'era neanche una che mi soddisfaceva più di tanto. Quando ho visto questa mi è piaciuta tanto per i colori, è leggera perché non avevo bisogno di una tuta per l'inverno, ma per la mezza stagione, quindi è molto molto leggero il tessuto. E sto parlando di questa tuta qui. Questi sono i colori, rosa cipria, bianco e nero. Ha il collettino così e la cerniera si apre completamente ovviamente, le maniche hanno il polsino e i pantaloni sono neri con la banda rosa cipria. Eccoli qua, vi faccio sempre vedere qui o di qua, non so dove lo metterò il riquadro della tuta indossata e in fondo ha il polsino, perché a me non piacciono le tute che hanno l'elastico sotto, mi piacciono di più queste con il polsino, trovo che vestano meglio, invita l'elastico, mi veste giusta, non mi stringe e quindi sono stata molto contenta anche perché per questo prezzo, insomma, voglio dire, è ottima. Tessuto leggero come volevo io, è abbastanza sottile e avevo letto dalle recensioni che appunto non era pesante ed era quello che volevo. From the war, let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free, all together, one and all, let's build a dream. Bene, il video haul si conclude qui. Spero di avervi ispirato, di avervi fatto venire qualche idea. Fatemi sapere magari nei commenti quale capo vi piace di più, se voi avete mai acquistato su Shein, cosa ne pensate, come vi trovate e soprattutto fatemi sapere se vi interessa il video dedicato al sito del cashback che non riguarda solo Shein ma circa 550 negozi. Io vi saluto, vi ringrazio se siete arrivati fino a fine video e se il video vi è piaciuto vi chiedo un like di supporto come sempre. Se non siete ancora iscritti al canale mi farebbe piacere se vi iscriveste cliccando il tasto qua sotto e se attivate la campanella verrete sempre informati da una notifica quando caricherò un video nuovo. Vi ringrazio ancora, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.